E ciao a tutti ragazzi, io sono Andri, ci troviamo in TechNews Weekly, la rubrica in cui vi mostro le notizie più importanti della settimana dal mondo della tecnologia. La notizia della settimana è sicuramente il Black Friday. Quest'anno che in Italia è arrivata questa usanza americana di fare sconti sull'elettronica di consumo. Probabilmente il merito maggiore va ad Amazon, che ci ha posto offerte fantastiche su qualsiasi genere di prodotto. Non siete riusciti a fare compere? Beh, io vi consiglio di sbrigarvi, infatti gli sconti finiranno domani, 1 dicembre. Parlando d'altro, a gennaio è in arrivo una Consumer Preview di Windows 10. Infatti, dopo l'enorme successo dell'anteprima tecnica, Microsoft ha deciso di espandere questa prova ad un pubblico più ampio. In arrivo sono infatti moltissime novità. Sicuramente la più attesa è Internet Explorer 12. Cioè, in realtà scherzo. E ritornando seri e passando su mobile, parliamo di un probabile nuovo smartphone Meizu con a bordo Ubuntu. Se ne vocifera molto sul web dopo aver visto le ottime prestazioni del sistema operativo di Canonical sul Meizu MX3 durante il Mobile World Congress di quest'anno. Pare che manchi davvero poco all'annuncio ufficiale che moltissimi utenti stanno aspettando. Beh, se Ubuntu Mobile riuscisse ad eguagliare la versione PC sarebbe sicuramente un ottimo punto di arrivo. E voi l'avete mai provato Ubuntu Mobile? Se sì, scriveteci la vostra esperienza qua nei commenti. Purtroppo torniamo a parlare dei problemi di Android Lollipop. Infatti dopo la batteria del network tocca la citografia. Pare che il sistema utilizzato da Android 5.0 rallenti i nuovi device. Si tratta comunque di cose molto tecniche, per questo vi invito a visitare il nostro sito per maggiori dettagli. Poi che ne pensate di Lollipop comunque, visto che è un mese che è già uscito? Sul mio Nexus 5 io sinceramente sento tantissimo la mancanza di KitKat. Bene, anche per questa settimana tutto, io sono Andri e noi ci ripetiamo la prossima domenica con una nuova puntata di TechNews Weekly.